Ok, ciao a tutti. Dopo i due video di ieri mi sembra che sia abbastanza doveroso finire per precisare come è andata a finire la storia. E dopo si spera di non doverne parlare più né adesso né in futuro. E che il signorino in questione abbia, come posso dire, capito la lezione, ecco. Il video originale, posta per Zebby il poema, è stato censurato sia all'inizio, qui, dove dovrebbe vedersi il nome del canale, che nell'anteprima piccola si vede ancora ma non si riesce a leggere, sia sul finale, non faccio play perché sennò rompe le palle, sapete come è fatto, ha tagliato la parte dove dice: "Lo senti questo suono? Sono quelli che ridono di te", e linka al canale. Anche in descrizione non sembra esserci niente. Si spera che abbia la decenza anche di censurare i commenti dove potenzialmente la gente potrebbe aver messo il nome del canale. E ovviamente ho censurato anche il mio video, quello dove si vede il nome del canale. Adesso sto soltanto aspettando che YouTube finalizzi le modifiche, che a quanto pare è ancora in elaborazione, sia faccia sia nome, ma giusto perché comunque alla fine almeno chiudiamo qua la storia e si spera che nessuno vada più a rompere le balle a quel ragazzo che non se lo merita, ecco. E niente, era semplicemente per finire e precisare anche questa cosa, che forse magari un minimo di sale in zucca, cioè più che sale in zucca, tra la paura delle segnalazioni, i non mi piace che aumentavano, non so se gli è arrivata anche una mail da supporto di YouTube, perché ho provato a contattare anche loro, mi hanno risposto che avrebbero guardato. Quindi forse, o per costrizione o per evitarsi rogne, l'ha capita. Chi però è ancora indecente è segretaria GM, che il video l'ha lasciato sul canale secondario, ovviamente, perché ha paura anche lui di segnalazioni e roba varia. Nonostante lui comunque alla fine non fa nome del ragazzo, quindi non avrebbe neanche senso segnalarlo, nonostante dice una marea mezza di cazzate, e per quello comunque c'è il video precedente a questo, potete sentire lì. E niente, per una volta forse magari abbiamo ottenuto una vittoria che sinceramente non doveva neanche servire l'ottenerla, perché doveva già capire lui cioè, in principio, che non doveva fare una cazzata del genere, ecco, il senso è questo. Ovviamente il video di scuse non arriverà mai, perché lo conosco, già gli starà bruciando il culo il fatto che ha dovuto censurarsi sui due pezzi, però è diciamo che è meglio di niente, dai, siamo riusciti a fare qualcosa, quindi ringrazio tutti quanti quelli che sono arrivati a dargli contro, sia lui che ha segretaria, chi ha segnalato, chi ha dato una mano al ragazzo. Un grazie a tutti e niente, al prossimo video.